Vi ho sempre esortato a non guardare i numeri che ci vengono mostrati ogni sera in Italia, perché assolutamente inaffidabili, e a guardare molto più avanti, ovvero ciò che sta accadendo adesso in Cina. Quello che conta è mantenere alta l'attenzione su ciò che sta accadendo là, adesso, perché noi, fino adesso, non abbiamo fatto altro che copiare, malamente anche, quello che hanno fatto i cinesi. E quindi, se vogliamo prevedere quello che accadrà in Italia, la Cina è il nostro modello di riferimento. E così, grazie alla visione di ciò che sta accadendo in Cina, possiamo comprendere cosa aspettarci per tutto l'arco del 2020 in Italia. In questi giorni stiamo osservando un ritorno di contagi in Cina. Ci sono 108 nuovi casi, il numero più alto da almeno un mese. Lo ha annunciato la National Health Commission cinese, che ha specificato come 98 casi siano importati, cioè vengano dall'estero, mentre siano solo 10 i casi interni. Gli esperti sono molto preoccupati perché potrebbe significare che un ritorno anche estremamente controllato alla normalità significa comunque un ritorno dei contagi. Pensano ovviamente perché tutto questo si sta verificando in un paese dove i controlli sono estremamente rigorosi. Sono infatti stati installati in moltissimi punti del territorio checkpoint obbligatori che servono a controllare costantemente lo stato di salute della popolazione. Vi sono agenti all'ingresso di ogni quartiere, nei centri commerciali, nei negozi e anche in tutte le zone pedonali. Anche solo per poter entrare in un locale è necessario scannerizzare il proprio QR code attraverso una app che tutti quanti devono installare. Una volta inseriti i propri dati personali, l'app verifica se siamo o no presenti sul territorio da almeno 14 giorni e ovviamente ricerca nei database governativi se risultiamo contagiati. In caso contrario, scatta l'isolamento obbligatorio e diventa vietata ogni forma di circolazione. Inoltre, in tutti questi punti sono presenti o termoscanner oppure agenti dotati di termometro che ci misurano la temperatura e al primo sintomo ci obbligano alla quarantena. È poi obbligatorio lavarsi bene le mani, disinfettarsi all'ingresso di ogni luogo dove si può avere contatto con altre persone e vengono distribuite sul territorio mascherine e guanti sterili. Gli agenti poi verificano che venga rispettata la distanza di almeno un metro tra le persone e che non si creino assembramenti. Infine poi ovunque vi sono cartelli illustrativi sulle buone regole, sulle buone pratiche da adottare per evitare i contagi e anche per rientrare in casa è obbligatorio passare tramite apposito checkpoint dove viene misurata al polso la nostra temperatura. Non parliamo poi della situazione scuole dove gli alunni sono costretti a rimanere a distanza di almeno un metro uno dall'altro, indossare le mascherine, pranzare a turni e talvolta, abbiamo visto anche alcune immagini, pranzare in piedi nei cortili. Nel lavoro stessa storia, obbligo di indossare la mascherina, mantenere le distanze e applicare lo smart working ovunque sia possibile. Dunque questo è ciò che sta accadendo in Cina adesso, a distanza di ormai 4 mesi dai primi casi di contagio. E lo sappiamo bene, la Cina ha messo in campo misure molto più restrittive delle nostre. Soprattutto, come appena spiegato, e questa è la parte importante, stanno attuando una ripartenza estremamente attenta, totalmente volta a prevenire qualunque contagio e ad isolare immediatamente chiunque presenti anche solo lontanamente qualche sintomo. Ora la domanda è: ma se a fronte di una rete così ben organizzata di controlli, che sono fantascienza per il nostro paese, vi è comunque un ritorno di contagi, cosa diavolo accadrà in Italia quando riapriremo tutto? Beh, non cose buone probabilmente, visto che in Italia si sta già ripartendo con alcune attività che stanno riaprendo, ma non si è ancora fatto nulla per monitorare con attenzione l'evolversi della situazione. Abbiamo solo sentito parlare di distanza e mascherine, ma nulla di concreto è stato fatto per intercettare tempestivamente un eventuale ritorno dei contagi. Molto probabilmente stanno ancora pensando di proseguire con la politica dei tamponi a tappeto, che però, come abbiamo visto, non è assolutamente sufficiente per avere una chiara fotografia della situazione, ma soprattutto per prevenire. Al contrario, in Cina tutti i checkpoint distribuiti sul territorio sono proprio una forma di prevenzione, mentre qui non vi è nessuna traccia di misure di questo tipo. Tutto questo è estremamente grave perché quando il virus si ripresenta
ripresenterà e si ripresenterà perché è accaduto anche in Cina, noi ce ne accorgeremo ancora una volta con grave ritardo. E questo può portarci ad una replica di quanto accaduto in Lombardia, magari in quelle regioni che fino ad oggi non sono ancora state duramente colpite. Il virus rimane silente tra migliaia di casi sommersi e asintomatici e poi esplode in un numero estremamente elevato di morti. Ecco quindi che tra qualche mese ci potremmo ritrovare ancora una volta a correre dietro al virus, invece di prevenirlo. Intanto il governo permette alle singole regioni di decidere se aprire o meno alcune attività, senza preoccuparsi di verificare se hanno messo in campo un piano di controllo costante sull'evolversi della situazione. Molti sceglieranno di continuare con la politica dei tamponi a tappeto, ma il modello cinese ci mostra che questo non è sufficiente per prevenire l'andamento del contagio. Il rischio quindi è che all'inizio dell'estate, quando magari tutti potremo tornare a circolare liberamente, il virus busserà nuovamente alla nostra porta e quindi saremo costretti a un nuovo lungo periodo di lockdown. E ancora una volta è successo in Cina con misure molto più restrittive delle nostre. Volete che non capiti in Italia quando riapriamo tutto senza un piano preciso? E infatti non a caso vi è un folto gruppo di virologi, medici ed esperti che ci avvertono che per un lungo tempo dovremo convivere con questo virus e che vi saranno tante persone che verranno ancora contagiate e quindi che moriranno. E allora la domanda successiva è: quando è che torneremo definitivamente alla normalità? Sempre secondo svariati esperti e anche secondo il parere del ministro della Sanità Speranza, torneremo alla totale normalità quando vi sarà un vaccino. E qui già lo sento che la polemica ribolle nei commenti. Visto che un vaccino non arriverà prima della fine dell'anno, possiamo tranquillamente smettere di chiamare questo virus Covid-19 e incominciare a chiamare Covid-20, visto che sarà il nostro ospite indesiderato per tutto l'arco del 2020. E per i più superstiziosi vi ricordo che questo è un anno bisestile, anno bisesto, anno funesto. È pertanto inevitabile che ad un certo punto si aprirà l'enorme dibattito sulla questione vaccini. Vi sarà chi lo accoglierà a braccia aperte considerandolo la panacea di questo male e chi lo rifiuterà dicendo che non vi è alcun virus e che è tutta una farsa per obbligare la popolazione alla vaccinazione di massa. Vi sarà poi tutta quella frangia di popolazione che dirà che il vaccino è completamente inutile, come tutti gli altri vaccini, compreso quello per l'influenza, e che quindi non solo non vaccinerà se stesso, ma nemmeno i propri figli. Insomma, una storia già vista. Ma il nostro futuro si giocherà tutto qui, perché se il numero di antivaccinisti Covid, possiamo già chiamarli così, sarà troppo elevato, con tutta probabilità si arriverà al vaccino obbligatorio. E solo Dio può immaginare l'incredibile ondata di polemiche che si verrà a creare sui social. E se a un certo punto i social diventeranno veicolo principale di informazione su questa forma di contenimento del virus, cioè sulle vaccinazioni, ecco che lì la vera censura dei social network, quella che tanti già oggi temono, diventerà realtà. Va bene, quest'ultima parte è troppo spinosa e complessa per poterla svolgere completamente in maniera accurata in quest'ultima parte del video, quindi ne parleremo in una prossima puntata. E niente, questa pillola di libertà era solo per cercare di capire insieme cosa ci aspetta per il 2020. Non cose molto belle, purtroppo, ma a essere realisti nella società in cui viviamo, purtroppo è così. Ci vediamo venerdì.